Ciao a tutti amici e bentornati nel canale. Come potete vedere, oggi qui davanti a me sono ricoperto da degli inverter, per chi non sapesse cosa fossero questi, e questa è una batteria. Perché ho riempito il tavolo del mio camper di questi aggeggini qua? Come avrete capito dal titolo, oggi sono qua per cercare di spiegarvi il loro funzionamento e le loro diversità. Quindi ragazzi, prima di incominciare, vi invito come sempre a iscrivervi al nostro canale e ci tengo a fare un ringraziamento a tutti i nuovi iscritti che come sempre ogni settimana crescono in maniera totalmente inaspettata, quindi grazie a tutti. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Il primo punto che vorrei affrontare è a che cosa serve un inverter e qual è la sua funzione. Dal nome avrete capito che inverte qualche cosa. Come ben sapete, all'interno del camper tutti i nostri circuiti funzionano tramite le batterie che sono queste qua, e le batterie forniscono un voltaggio che può essere di 6, 12, 24 volt. Solitamente negli autoveicoli e nei camper si utilizza il 12 volt. Magari nei camper un po' più grossi e nei camion viene utilizzato il 24 volt. Come primo punto andiamo a vedere a cosa serve un inverter. L'inverter, piccolo o grande che sia, ha un ingresso di un positivo e negativo e dall'altro lato ha una spina a 220 volt. E quindi, anche come avrete capito dal nome, va a invertire la corrente. In questo caso, da 12 volt continue della batteria a 230 volt alternata. Una volta arrivati a questo punto, ci interessa sapere una cosa fondamentale. A cosa ci serve l'inverter? Cosa dobbiamo alimentarci con l'inverter? È una cosa importantissima perché se non abbiamo idea di cosa ci possa servire un inverter, innanzitutto penso sia inutile andarlo ad acquistare perché se non si ha idea di cosa serve, molto probabilmente può non servire o ci si può adattare tramite i vari accessori e utilizzare la 12 volt nel camper. Per esempio, se io voglio ricaricare il mio cellulare, non ho per forza bisogno di un inverter che mi va a assorbire più corrente. Vendono delle prese USB che si attaccano direttamente alla 12 volt e carichi direttamente lì il cellulare. Una volta riusciti a identificare a cosa ci serve il nostro inverter, possiamo andare a vedere le differenze dei nostri inverter. Innanzitutto si possono classificare per potenze, ma quello ne parliamo magari più avanti. Ma in commercio esistono più tipologie di inverter. Le principali categorie sono tre: inverter a onda quadra, inverter a onda modificata e inverter a onda pura. La prima tipologia di inverter è l'inverter a onda quadra. Che cosa vuol dire a onda quadra? Allora, dovete sapere che tutti i nostri elettrodomestici di casa, in Italia perlomeno, funzionano a 230 volt, come ben sapete, e con una frequenza di 50 Hz. Che cosa sono questi 50 Hz? Non sono nient'altro che il tipo di onda, in questo caso alternata, che viene prodotta. Ovviamente fatta molto in breve. Il primo inverter è appunto l'inverter a onda quadra. Significa che il suo tipo di onda non è come tutti gli elettrodomestici funzionano, o perlomeno non posso attaccarci qualsiasi tipo di elettrodomestico, neanche il mio caricatelefono o il mio caricacomputer, perché potrebbe tranquillamente andarli a rovinare. Appunto perché il tipo di onda, non essendo un'onda pura come tutti i nostri elettrodomestici sono studiati per funzionare, potrebbe andare a danneggiarsi. Il secondo tipo di inverter è onda modificata. Si parla sempre della sua frequenza, che anche lì si avvicina un po' di più all'onda pura, però non è ancora perfettamente, come potete vedere, esattamente stondata come l'onda pura. E allora voi vi chiederete: per cosa posso utilizzare un inverter? Perché li vendono? Perché funzionano in tutti i carichi resistivi e conduttivi? E voi direte: che cosa vuol dire? Sono praticamente tutti i carichi che posso andare a utilizzare. Quali sono i carichi resistivi? Resistivi, lo dice la parola, sono quelli che funzionano tramite una resistenza. Per esempio, un forno elettrico, ma direi proprio che piccolo così non ce la farebbe mai a mantenerlo, e soprattutto con delle batterie un forno sarebbe insostenibile. Un saldatore, le lampadine vecchie, che praticamente all'interno c'è quel filamento, quella sarebbe una resistenza. Comunque, per farla in breve, posso utilizzarlo con tutti gli apparati che non hanno elettronica al suo interno. Mentre passando a questo qua, che è il mio inverter che utilizzo per far andare il mio frigo compressore nel mio camper, è un 3000 watt di picco e 1500 watt, che tra l'altro, dopo aver cambiato il mio primo inverter che avevo comprato, che si era fuso praticamente dopo la prima vacanza, ho acquistato questo e è un gioiellino. Lo tengo acceso praticamente 24 ore su 24. Io il frigo non lo spengo mai perché tanto tra una settimana e l'altra si riparte, quindi lo tengo sempre acceso e lui gira sempre senza nessun tipo di problema.
Questo è un inverter a onda pura. Che cos'è l'onda pura? L'onda pura è quella che rispecchia la corrente che utilizziamo noi in casa. Quindi ci posso collegare qualsiasi tipo di apparecchio. Ma attenzione, non vuol dire che detto ciò attacco due fili alla batteria e posso attaccarci il phon da 2000 watt e sfruttarli così. No, perché come vi dicevo prima, esistono di varie potenze. In base a cosa si sceglie la potenza dell'inverter? Secondo le mie considerazioni personali, bisogna innanzitutto fare il calcolo di cosa ci si vuole attaccare all'inverter. Ed è per quello che all'inizio ho detto, prima di acquistarlo, è molto importante pensare a cosa ci serve veramente l'inverter, perché potremmo comprare una cosa inutile che non posso utilizzare perché mi interessa più corrente. Tipo questo, ho una cosa iper giga tipo questa e devo metterci in carica il cellulare, quindi non mi servirebbe niente. In base a cosa vado a scegliere le mie potenze? Semplice, vado a leggere il consumo di quello che ci voglio attaccare, facendo attenzione al suo spunto. Che cos'è lo spunto? Ogni volta che io vado ad accendere qualsiasi elettrodomestico, anche in casa, appena lo accendo, lui avrà un grosso spunto di consumo di corrente per poi stabilizzarsi. Ed è per questo che, per esempio, questo inverter supporta 3000 watt di spunto, quindi di corrente massima per qualche millisecondo, per poi fino a un massimo di 1500 watt costanti. Se mi servono 600 watt per il mio frigo, di non andare a comprare un inverter da 600 watt. Il mio consiglio è di prenderlo sovradimensionato almeno al doppio. Se il vostro frigo consuma 600 watt, prenderlo almeno di 1200 watt. Questa cosa vi servirà sia per la durata dell'inverter, sia per il suo surriscaldamento. Perché, come potete immaginare, se io utilizzo questo inverter che è studiato a 1500 watt, scalderebbe tantissimo e quindi molto probabilmente si rovinerebbe molto prima. Io invece su questi inverter li vado a consumare 300-400 watt, quindi praticamente la corrente non la sente neanche passare e scalda molto meno, perché vi assicuro che gli inverter scaldano. Una cosa sicuramente importante è cercare un posto ben areato dove metterli, ed è per questo che io prima o poi lo andrò a spostare perché l'ho messo dentro quell'armadietto, ma quando mi fermo e tengo il camper completamente chiuso, se tengo chiuso anche quello sportellino, sento che partono le sue ventole interne, quindi lascio sempre lo sportello aperto per far areare un pochettino. Mentre vi parlo veloce anche di questo è un inverter domestico, perché non lo posso utilizzare su un camper. Questo è un inverter che per funzionare necessita per forza di un'alimentazione, perché come ben sapete la corrente prodotta in casa non può essere autoconsumata, ma va per forza fornita alla rete elettrica oppure raccolta attraverso degli accumulatori. Quindi, a differenza di questo, se io gli attacco i pannelli solari direttamente a questo inverter qua, non si accenderebbe neanche. Ed è per questo che adesso lo sposto per farmi un po' più di spazio qui sopra, così passiamo agli altri due che sono quelli che secondo me interessano un po' di più. E rieccoci con finalmente il tavolo un po' più vuoto, e adesso passiamo a come si collega. Allora, il collegamento di un inverter è molto semplice. Per il suo funzionamento basterà dargli il positivo e il negativo e lui funzionerà. Ma in base a cosa vado a scegliere la sezione dei cavi da andare a utilizzare? Bene, quello è un discorso un po' più difficile e un po' più complesso, perché diciamo la sezione dei cavi è una cosa importantissima ed è un calcolo che va fatto in base ai consumi che vengono utilizzati dall'inverter, quindi in questo caso io dovrei calcolare un 3000 watt di picco, però se 3000 watt di picco in corrente continua, quindi la sezione del cavo sarebbe veramente enorme. Non penso neanche che con questi riuscirei, che sono tra l'altro quelli che mi sono stati dati in dotazione, però appunto solo per il picco, i 1500 watt, questi sono due corde da 10 mm, quindi avrei un 20 mm di alimentazione. Per farvi capire, io non ho utilizzato questi, ho montato un 35 mm per far funzionare questo inverter qua. È vero, può essere un pelo sovradimensionato, ma ragazzi, neanche troppo, ma ho la certezza di non fondere mai la linea. E un'altra cosa importantissima che leggo in alcuni forum, dove dicono di non installare i fusibili di protezione nell'alimentazione dell'inverter, perché tanto al suo interno lui è protetto di tutte le sue sicurezze possibili e immaginabili. A mio parere è una grandissima cagata. Vi spiego subito il perché.
collegato il positivo e negativo direttamente alla batteria. È vero, qualsiasi problema abbia l'inverter, il suo fusibile interno parte e vi andrà in protezione e non avrete problemi. Ma metti mai che l'inverter si sgancia da dove è stato fissato o per chissà quale motivo si va a staccare un cavo dall'inverter e va a toccarsi accidentalmente contro il cavo negativo, vi lascio a voi immaginare cosa può succedere alle vostre batterie, ma soprattutto al vostro carro. Un fusibile sempre più vicino possibile alla batteria sul polo positivo, io vi consiglio sempre di metterlo su tutti gli elettrodomestici che andate a montare sul vostro camper. Meglio un fusibile in più che uno in meno. Anche il fusibile, anche lì ci sarebbe poi un calcolo da fare, scegliere quale andare a utilizzare. Però il mio consiglio è di partire da un fusibile magari basso, vedere. Provare, vi si brucia, si sostituisce con un pelo più alto, si brucia un pelo più alto, fino ad arrivare a trovare il fusibile che non vi si brucia più. Ovviamente il modo migliore sarebbe fare il calcolo matematico, ma il succo del discorso è di utilizzare piuttosto un fusibile inferiore e bruciarne uno che metterne uno un po' più grosso che quando deve intervenire non interviene. Detto ciò, come si collega un inverter? Facciamolo in maniera veloce veloce e vi faccio vedere. Una volta collegati i nostri positivi e negativi dietro la batteria, e come potete vedere anche qui sono stati utilizzati dei capicorda e non è stato girato il rame attorno al polo positivo, cose che ho visto. Stessa cosa dal lato batteria. Abbiamo i suoi capicorda dove potergli andare a inserire una vite. Quando viene collegato la prima volta, sia positivo sia negativo, farà una scintilla bella grossa. Quindi vi consiglio di appoggiare prima il lato positivo sulla batteria, fargli fare la sua scintilla per poi essere tranquilli dopo quando si va a collegare. Una volta adesso che ha fatto la prima scintilla, come potete vedere, posso toccarlo tutte le volte che voglio e non succede più niente. L'inverter è alimentato e pronto per funzionare. Aspirapolvere da 600 watt, tra l'altro personalizzato per aspirare la mia macchina. Direi anche questa prova superata con successo. Ebbene sì, anche questo video direi che si conclude qui. Spero di avervi schiarito un po' le idee sul funzionamento dell'inverter. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale dove ogni settimana andremo a fare qualche lavoro, qualche spiegazione o qualche viaggio o qualche avventura con il nostro camper. E anche per questa settimana è tutto, alla prossima settimana. Ciao a tutti!